Voglio guardare che trippa che ho fatto oggi. Allacciate le cinture di sicurezza perché oggi vi faccio volare. Voglio la trippa come non l'avete mai mangiato. Non ne avete. Come faccio io, veramente a fine romana. Con questa mi auguro che vi faccia emozionare come mi emoziono io ogni volta che faccio queste ricette tradizionali. La trippa esiste in tanti modi differenti di prepararla. Oggi vi faccio vedere la mia maniera. Guardate quanto è bella, facete a me l'assaggiare con pecorino a coppa e con piccante. Mamma mia, voglio venite a presa a me, che oggi vi faccio regalare sta trippa e a fine lo mondo. Madonna! Siete pronti? Ingredienti facilissimi. Allora, trippa che già l'ho comprata bollita, ma io per sicurezza l'ho bollita ancora una volta, ma è una questione mia. Voi potete anche farla direttamente. Quindi, trippa bollita. Il trito classico di sedano, carote, ma io ci ho messo cipolla rossa di Tropea perché un altro poco escono pure i piantinafor che ce l'ho lì sopra. Poi, passata di pomodoro, aglio, alloro, un po' di brodo. Pecorino romano, vino bianco, mentuccia fresca e peperoncino. Venite con me. Camò, ho veramente la faccia, ma io ho fritto un guolla. Venite, venite. Prima cosa, un bel giro generoso di olio extravergine d'oliva, foglie di alloro. Allora, e non lo saccio, mettiamo dentro e uno spicchio d'aglio in camicia. Facciamo rosolare. Rosolato l'aglio, lo togliamo che ha fatto la sua funzione e ci andiamo a mettere sto bello tritaino. Vai, carote, cipolla e sedano e facciamo rosolare per almeno 5-6 minuti. Mo' ci andiamo a mettere protagonista la serata. Vi riuscite a vedere, che non si vede? La famosa trippa, guarda quanto è bella, mamma mia. Guarda, a me già mi sta venendo l'acquolina in bocca. Adesso fate in modo che si rosola proprio per bene, si unisce bene bene a si verdurina. Madonna mia, ma sta venendo freddo buono! Già adesso sta uscendo un odore incredibile. Adesso vino bianco lo mettiamo dentro e lasciamo che l'alcol evapori, ok? È molto semplice. Voi fate adesso questo esperimento qui. Quando buttate il vino, lasciate evaporare insomma un paio di minuti. Quando non sentite più l'odore del vino, allora l'alcol è evaporato alla perfezione. Mo' aspettiamo questi 2 minuti e poi faccio proprio questo. Io comunque si sente un odore micidiale. Eccoci qua. Adesso ci andiamo a mettere il pomodoro, che non è che deve essere proprio tanto tanto tanto, deve essere almeno un terzo della trippa. Ok, guardate, adesso ci ho messo il pomodoro e adesso vi faccio vedere il resto degli ingredienti. Adesso andiamo a salare quanto basta. Poi ci vuole peperoncino, ma ci vuole in da trippa. Non lo fate proprio tanto tanto forte, ma con la trippa ci vuole poche peperoncino, poche bicchiere di vino, scornacchiatella. Poi ci andiamo a mettere un po' di brodo. Un po' di brodo se ce lo volete mettere, se non ce l'avete fate acqua, non vi preoccupate. Adesso abbassate un po' la fiamma. Vai giù, un ingrediente che ci deve stare per forza, la mentuccia fresca, che ce la mettiamo sia adesso in cottura che poi dopo alla fine. Poi adesso dovete avere un po' di pazienza con un coperchio sopra che adesso non ce l'ho, che lo devo andare a prendere. Lo fate cuocere lentamente per almeno un'ora e mezza. Un'ora e mezza, 1 ora e 40 minuti, che deve essere proprio bello intenso e tutto, e poi dopo alla fine ci mettiamo il tocco finale. Ci vediamo fra poco. Mi raccomando, cottura proprio veramente molto molto lenta, neanche medio bassa, cottura bassa proprio, fiamma bassa per quell'ora e mezza. Io proprio neanche un'ora e mezza, ci ho messo un'ora per la precisione, 1 ora e 20 minuti, ok? Guarda qua, guarda. Vieni qua, vieni. Guardate qua quanto è bello, guardate. Io spero che adesso che con questa ricetta riesco a far emozionare qualcuno che si ricorda della trippa della mamma, della nonna, che queste sono ricette antiche. Ma va giù, ci vuole il tocco finale. Il tocco finale è dato ancora dalla mentuccia fresca, che ce la mettiamo anche alla fine, perché quel tocco di mentuccia
alla fine gli dà proprio quella freschezza incredibile. Ma io, pecorino romano, ma quello buono però, ok? Che ci vuole dentro un bel po' di pecorino romano, tanto bello, e adesso ci vuole anche un pochettino di olio extravergine d'oliva a crudo. Ma io, adesso amalgamiamo il tutto. Oddio mio, è caduto, mamma mia, camera, io mo sveng l'adoro, guardate qua. Io poi l'ho lasciato, perciò vi ho detto neanche un'ora e mezza, 1 ora e 20. L'ho lasciato anche un pochettino più, vedete, un pochettino più brodoso, non tanto stretto stretto, sapete perché? Perché questo qua ci vorrebbe il pane, ma io sto a dieta, come faccio? Mannaggia, dite chi l'ha mandato. Andiamolo a impiattare e assaggiamo. All'assaggio l'ha già fatto. Guardate qua, ma che è una bomba propria. Guardate qua, guardate. Mamma mia, voglio. Mamma mia, voglio. Poi ci sono tante ricette, la toscana, la siciliana, la napoletana. Oggi ho voluto fare quella alla romana. Mo' andiamo alla prova assaggio. Caccia volessero pezzi di pane, ma non ce la. Non posso, neanche questo potrei, però vabbè. Guarda quando ha ricordo. E voglio un uomo mettere a chiandere, quando ha ricordo. Bellissimo. Vai giù. Un abbraccio. Se volete condividete la ricetta. Vai giù. Non vi sto emozionando. Alla prossima. Trippa di Luigi Scotti. Un abbraccio.